a inaugurare il Grand Shopping Music Festival presso il centro commerciale Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, un appuntamento di grande prestigio. Roberto Vecchioni, nella centrale piazza Ottagono del centro, ha presentato il suo ultimo lavoro, questa volta non in musica ma soprattutto in parole. Il suo ultimo libro, infatti, La vita che si ama, storie di felicità, è un viaggio del cantautore, scrittore e poeta per ricostruire quel percorso interiore e personale che conduce alla felicità. Questo libro l'ho detto e l'ho scritto e riscritto, ma io credo che non ci sia nemmeno da cercarla, perché in realtà siamo noi che non capiamo cos'è. La felicità è comunque vivere, è l'uguaglianza di vivere e di esserci. Di essere presente nelle cose del mondo, nelle cose delle altre persone che ami, che non ami, nei combattimenti, nelle lotte, nelle noie, nei dispiaceri, nelle rivincite soprattutto, nel perdere e nel rivincere. La felicità è questa, non è certamente star lì addormentati a non far niente. La felicità è un corrispettivo del vivere. A dialogare con Roberto Vecchioni, Cosimo Damiano D'Amato, regista e autore pugliese che con il cantautore hanno condotto il pubblico presente attraverso le pagine appassionate nelle quali l'autore ripercorre la sua vita soprattutto attraverso piccoli eventi del mondo privato, molto poco di quello del cantautore, dalle quali emergono ricordi di un uomo normale, il lavoro di insegnante, il rapporto con i figli, con la moglie e l'affetto per il cane Paco. E parlo con i miei figli per dirgli che voi forse non avete capito che io non è che sia questo divino personaggio che canta e fa spettacolo o questa persona che ogni tanto vedete a casa, sono uno medio, una persona normale come tutti, e quindi prendetemi per questo e amatemi per questo. Frammenti fatti di narrazione che non dimentica la poesia per raccontare una felicità che, come lui stesso scrive, non è serenità o assenza di dolore né tantomeno eterea beatitudine dei mistici, bensì è un'immagine a portata di mano e razionale che sta tutta nel vivere in sé e nel dinamismo del tempo, semplice e inafferrabile. La vita che si ama di Vecchioni è un libro intriso di cultura, fatto di citazioni e rimandi accennati e mai invadenti, perché, come lo stesso cantautore dichiara, la cultura serve a trovare un senso alla vita, è un mezzo e non un fine, una vetrina di se stessi. L'augurio più bello, è quello più ovvio, è quello di non smontarsi mai, è quello di credere sempre, di non abbattersi, di cercare sempre una soluzione. Una rivincita, una battuta, eccetera, eccetera. Ma ce n'è anche qualcuno più bello, per esempio l'amore, per esempio stare insieme amici, tanti amici, per esempio pensare che nella vita la vittoria non conta, conta essere in armonia con se stessi e con gli altri, vincere, guadagnare, possedere sono cose da poco. Quale apertura migliore delle parole di Roberto Vecchioni per dare il via al festival musicale e culturale estivo del Grand Shopping Mongolfiera a Molfetta.